E dopo una delle pause caffè belle di A Pranzo Con, iniziamo, il maggior bene. Successo della storia delle dirette di Multiplayer.it, perché abbiamo fatto vedere ben tre giochi. Ben tre giochi in uno, esatto. Mamma mia, giochi, cioè, veramente multi-evento. Ci ripetiamo qua in pausa caffè. Fortunatamente non ci sono giochi da far partire sperando che partano, quindi... Però potrebbero esserci problemi tecnici. Mamma mia. Ti funziona il microfono? Ah, sembra che funzioni. Come state? Come state? Ciao ragazzi, io sono appena... Ho mangiato qualcosina. Ci siamo visti poco fa. E adesso sto cercando di recuperare le news, perché... Allora non inizio... Un cazzo. Come al solito, le domande o sulla chat, oppure su Twitter, meglio su Twitter, all'hashtag Pausa Caffè. Perché siamo solo io e te oggi? Siamo soli io e te perché... Allora, c'è Antonio Fucito che è a Los Angeles per Metal Gear. Per Metal Gear, Pierpaolo è in quel di Torino per il Salone del Libro e il Barone invece è andato alla Fiera del Camper. Alla Fiera del West. Alla Fiera del West, alla Fiera del Camper. E quindi siamo soli io e te. Perry in realtà si è ricordato che aveva mille cose da fare, alcuni articoli da scrivere, eccetera, eccetera. Andare a giocare con qualcosa di Game Boy Advance. Quindi sì, non sarà, a meno di qualche comparsata alla fine della pausa caffè, non ci sarà. E Pierpaolo, sì, abbiamo risposto tutti quanti. Dovrebbero tornare lunedì dovrebbero tornare tutti quanti. E mentre io mercoledì vado a un press tour, ma non si può dire di cosa. In realtà sembra questo che è un capolavoro. Va bene. Secondo me ti divertirai molto, questo sicuro. Vediamo qualche domanda. Io viaggio sempre in prima classe? No, qualche volta è successo. Allora, più che domande, possiamo dire che l'Arian Studios ha annunciato l'arrivo del suo acclamato e vendutissimo Divinity Original Sin anche su Xbox e PlayStation 4 con la nuova e fiammante Enhanced Edition. Quindi un RPG vecchia scuola, di quelli che ci piacciono a noi, classico, che ha fatto faville su PC, arriva anche su... È stato molto apprezzato. Sì, Antonio Fucito ci ha giocato parecchio, quando stava in astinenza da Diablo. Io lo devo ancora recuperare. Tra l'altro vi racconto questo aneddoto simpatico. E quando ci fu il press tour dall'Arian Studios, in Belgio, a Ghent, per vedere sia Divinity... No, per vedere era... Il press tour era proprio di Divinity. E... Io ero lì in Erasmus, ero proprio a Ghent in Erasmus. No, tu eri all'Orgasmus, perché i giovani non fanno l'Erasmus, ma fanno l'Orgasmus. E quindi praticamente sono stato il primo, sono credo di essere uno dei pochi al mondo che è andato a un press tour in bicicletta, perché ce l'avevo tipo dietro casa, andavo in bicicletta al press tour. Tutti quanti che arrivava, c'era anche Umberto, che si sono presentati col taxi, no? Sono arrivati con l'aereo col taxi, arrivo io con la biciclettina, parcheggio. Io ti posso dire che ho avuto un'esperienza simile. Quando tipo 2-3 anni fa, non mi ricordo, Capcom, che adesso non lo organizza più, organizzò il Gamers Day a Roma. E quindi cioè, arrivare a un evento che di solito lo fanno in America, in Canada, dove cazzo, a San Francisco, mi ricordo, un Capcom Gamers Day, sono stato tanti anni fa, arrivare al Gamers Day di Capcom a Roma in treno fu una roba bellissima e tutti i giornalisti italiani ebbero questa bella impressione. Ma la cosa più bella fu che di solito quando ci sono questi mega event si mangia sempre una merda, anche se li fanno sul maxi albergo, capito? Lì era un bellissimo albergo, perché era l'Esedra, quello lì vicino alla stazione, e la sera c'era il buffet che era due giorni in albergo a Roma, cioè non è che ho fatto Terni Roma andata e ritorno, e c'era il buffet da paura. Era un bellissimo presturo dove si è mangiato anche da Dio, cioè proprio una roba esagerata. Di solito si mangia sempre finger food di merda in giro, si fanno 12 ore d'aereo, invece lì un'oretta di treno e invece un par- e pasti veri a pranzo a cena, top. Ci tenevo a dirlo, perché ringrazio Capcom, perché fu un bellissimo Games Day. Era quello per il primo filmato di gameplay di Resident Evil, o per il Resident Evil 6, non mi ricordo. Insomma, comunque era un paio d'anni fa, 3 anni fa. Va bene, vediamo tanto qualche bene. Altra notizia. Tra l'altro oggi sarà una... Pausa caffè abbastanza compressa, perché sia perché avevo fatto un po' di pausa caffè lì a pranzo con un po' tanta, e sia perché Matteo deve scappare fra un po'. Debbo scappare, sì. Debbe scappare.
Qualcuno diceva fate sedere Jacopo perché almeno fa numero, in realtà Jacopo è super carico adesso, quindi non può distrarsi. Cioè ha mangiato come un bove e quindi sfonderebbe la sedia in quel senso. Senso con la Z. Vediamo. Fantastica recensione di Euro Truck Simulator 2. Tu giochi, Matteo? No, però guarderò Pierpaolo. Allora, a proposito, vorrei chiedere ai ragazzi una cosa. Questa mattina è stata pubblicata la notizia di un simulatore di quelli strani, il simulatore di ubriaco. Si chiama Drunk Simulator o qualcosa del genere. È in home page, c'è l'immaginetta a corredo, dove c'è un simpatico tipo, rossissimo in faccia, che si è preso un casino di sole, che ci fa il dito medio, ha due sigarette nelle orecchie e due nel naso. Questo tipo rassomiglia terribilmente a Gascogne, non a padre Gascogne, ma a Gascogne, il giocatore ex Lazio, che purtroppo per lui ha grossi problemi di alcolismo. Secondo voi è realmente Gascogne? Magari gli utenti, quelli meno giovani, se lo ricordano. Vedete un po' se è lui e fatemi sapere. Sony non si aspettava un simile successo di vendite per Bloodborne, dice la nostra notizia in home page. Il boss di Sony UK, Fergal Gara, si è dichiarato sorpreso dalle vendite ottenute da Bloodborne, che hanno superato le più rose aspettative. Si era creato grande hype in realtà attorno a Bloodborne, forse complice il fatto che non ci fossero tantissimi giochi in uscita per in esclusiva PS4 questo periodo. L'anno scorso c'era solo The Order e Bloodborne, alla fine gli utenti grossi sì, è uno di quei giochi che e mi è capitato di parlarne con diverse persone, è chiaramente di nicchia, no? Con la sua difficoltà dovrebbe spaventare un bel po' di persone. Però si è parlato talmente tanto della serie Souls, di Demon Souls, Dark Souls, di From Software, come sono bravi, come sono fighi, come è figo questo gioco che nessuno capisce, che comunque anche tra chi non è super 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 hardcore, insomma, si è incuriosito, no? Dice, è super difficile, però è talmente tanto bello che devo provarlo. Infatti io poi ho parlato con un sacco di persone che non l'hanno mai, me compreso, ma io in realtà per mancanza di tempo più che altro, però... molte persone che lo hanno giocato anche per una scommessa si sono fermati perché comunque è tosto, non però sia più è comunque più giocabile, sì assolutamente, lo dico io, quindi fidatevi. No, poi secondo me è anche molto più riuscito da un punto di vista dell'ambientazione, del mood del gioco, è molto molto più affascinante rispetto ai Souls. Secondo me Souls hanno un fantasy bello ma piuttosto classico, no? Yes. Qui c'è questa ambientazione gotica molto strana che pesca a piene mani da Lovecraft, alcune cose più o meno riuscite, però i primi passi agli Arnhem sono incredibili secondo me, cioè ti conquistano. Vai. Nessuno ci scrive su Pausa Caffè, salutiamo Valerio Bros che twitta Caffè Kinder Maxi, hashtag Pausa Caffè, e posta una foto del suo Kinder Maxi, rosico tantissimo, quindi... al diavolo. Abbiamo conferma, sì, è proprio Gascogna in home page, okay. Per quello il buon Tagliaferri ha scelto quell'immagine, il povero Gascogna. Allora, pare che faranno un nuovo film di The Witcher. Sì. Con affidato a regista e animatore Thomas Baczynski, che comunque sembra avere un curriculum di tutto rispetto. Non si sanno dettagli, non si sanno periodi di uscita, non si sanno date, però... non è il primo film dedicato a The Witcher, o meglio, non è il primo film basato sulle opere di Sapkowski. Sembra tra la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000 di Exer, che era questo live action abbastanza mediocre. Però mi hai fatto vedere una sequenza. Non aveva niente di peggio di una puntata dell'epoca di Xena o cose del genere. No, è come era un film di TV, però. Ma anche se vedi Fantaghiro dici la stessa cosa, poi vai a vederlo e dici ma cos'è che sto guardando? Certo, però visto così velocemente si sono viste opere tie-in ben peggiori rispetto a quello che tutto sommato era dignitosissimo, ecco. Riccardo dice su Twitter: vi è mai venuta la curiosità di sapere chi è il nostro redattore preferito? Perché non fate un sondaggio? Sinceramente a me non...
Boh. Non è mai venuta questa curiosità, anche perché sono quelle cose che... E abbiamo anche paura di che risolvere... Creano, boh, della finta competizione inutile tra... Non lo so... Eviterei, perché poi non, a me non piace questo protagonismo eccessivo. Diciamo che il culto della personalità non ti appartiene. No, direi di no. Xerteric dice: parliamo di Konami, voi sapete qualcosa in più sui fatti riguardanti Kojima e Konami? Certo, sappiamo tutto storia? Ma non possiamo dirlo, ci hanno fatto firmare un NDA col sangue anche a noi. Sì, medio, diciamo che il discorso è che Konami ha detto che spiegherà molto presto comunque tutte le vicende, cioè, tutti i dettagli sulla storia Kojima. Però è una storiaccia tesa brutta, quindi... Sì, e quindi credo che comunque da parte loro ci sarà una mezza spiegazione. Certo. Non credo che andranno super nel dettaglio e spiegheranno tutti i dettagli. Però sì, dovrebbero arrivare informazioni ufficiali a quanto pare. E per quanto riguarda Konami, con la conferma che si muoverà sempre più verso il mercato mobile... È vero, e diciamo che non stupisce più di tanto, anche perché a livello di giochi per console non è che gli fosse rimasto tantissimo che facesse cassa, era quasi più la roba che vendeva, anzi in Giappone ha ancora un mercato con giochi solo per il mercato giapponese e soprattutto sui cabinati. Loro fanno un bel po' di dindi con il mercato dei cabinati, sai, i giochi Pachinko. Una delle ultime manie barra mode del Giappone è Disney Tsum Tsum, che è arrivato di recente anche in Occidente, che è questo puzzle game, diciamo, stile Candy Crush, no, vabbè, stile Match 3, che c'è su smartphone e con i personaggi della Disney. In Giappone ha anche un cabinato e se ne occupa Konami. Davvero? E fa, sì, e fa un sacco di dindi, insomma. Quindi è capibile, diciamo, è comprensibile che comincerà a esplorare un po' più il mercato mobile, anche perché, appunto, ripeto, pure lo stesso Disney Tsum Tsum in Giappone, cioè veramente un super successo, il Candy Crush Saga giapponese, ed è mobile. E a proposito di Candy Crush Saga, tanto per farvi capire quanto è diventato pervasivo il gaming casual di questo genere, e ci giocano fondamentalmente tutti, Candy Crush Saga sarà preinstallato su Windows 10. Quindi il solitario di Windows 10 sarà Candy Crush Saga. E questo la dice lunga su quanto questi giochini sono diventati davvero i videogiochi più giocati degli ultimi anni. È un bene o un male? Ma. Ai posteri l'ardua sentenza, che però che te lo precaricano su Windows 10... Richard MC Santi giustamente mi corregge, cioè, fa una precisazione, di Exer in realtà nasce dalla serie TV, prende praticamente un collage di molti estratti della serie TV, che tra l'altro si chiamava lo stesso nome, mi sembra avesse lo stesso nome, sì. Vediamo allora qualche altra, ma stamattina è uscita qualcosa di interessante, oppure vogliamo fare un po' di housekeeping? Che è successo? No, devo calci al secchio dell'immondizia, così senza motivo. Mamma mia, questa pubblicità in page mi fa sempre fare un sacco di click a Splatoon, Allora, vogliamo fare qualche annuncio di servizio? Facciamo qualche Allora, annuncio. Siamo usciti stamattina con la recensione di Nero, l'abbiamo detto. Poi è appena uscito un cosa vorremmo in FIFA 16. Interessante. Nuova stagione, nuovo FIFA in lavorazione. Novembre è vicino. C'è lo speciale su Divinity, l'abbiamo detto, abbiamo aperto. E poi c'è una bellissima anteprima su Xenoblade Chronicles X. Si alza e si pare sul nuovo RPG firmato Monolith Soft. Un'anteprima succosa, scritta dal nostro Christian Colli, che come al solito è sempre iper informativo e sempre ricco di spunti. E quindi vi consiglio di andarla a leggere. Se invece volessimo vedere qualche notizia in più, vediamo... Chiudi di pubblicità, per favore. Grazie. Se invece volessimo vedere qualche... Ah, qui tanto per fare un po' di console war, che tanto vi piace, tanto vi fa discutere. Dati MPD? No, meglio. Su NeoGAF, noi vi portiamo, ci sono alcuni screenshot comparativi delle versioni
PC e PlayStation 4 del gioco. La notizia è di un'ora fa, è già in hot, quindi già vi avete dato il peggio di voi stessi nei commenti, che per adesso si sono fermati a 352. Insomma, in un'ora 352 commenti. Vi ricordo che ieri è uscito anche Mad Max Fury Road, che sta raccogliendo recensioni positivissime. C'è il solo Mereghetti che probabilmente se pensava di andare a vedere un film di sé non gli è piaciuto, ma insomma è anziano, quindi lascia il tempo che trova. È uscito Mad Max e andateci voi che potete, perché io prima non so quando ci potete andare. Chiudendo la parentesi della console war con i dati NPD del mese di aprile, pare che nel mese di aprile Xbox One abbia venduto più di PlayStation 4 dopo in mesi, Stati Uniti. Negli Stati Uniti, dopo mesi di dominio, diciamo, di PlayStation 4 di Sony, c'è stata questa rimonta, questo sorpasso. Star Wars Battlefront sarà mostrato il gameplay, probabilmente una versione un po' più avanzata di quella che abbiamo visto noi al Celebration. Sarà mostrato in occasione delle E3, alla fine è una notizia perché era prevedibile che con l'uscita ormai fissata per fine anno, Los Angeles e Gamescom sarebbero state le fiere in cui... Chi è che diceva che non c'è? Tu dicevi, o tu o Pierpaolo dicevate che... Cosa? Eravate dubbiosi su Battlefront, il gameplay di Battlefront. No, te l'ho detto che sarebbe stata una certezza Battlefront alle E3, cioè col gioco che esce a novembre non fai vedere a tutti il gameplay di Battlefront, beh. E probabilmente ci sarà anche mostrato come funziona nel dettaglio questo Fighter Squadron, che è la modalità che si intravede nel trailer, quella con i caccia praticamente, le battaglie, una modalità dedicata proprio alle battaglie tra i TIE Fighter, gli ALA-X, eccetera eccetera. vediamo altre cosine. Enrico dice: a proposito di Konami, ma è possibile che sia stato Kojima a voler tolto il suo nome dai titoli Konami per capriccio? Allora, Antonio ci diceva che praticamente nei credits comunque dei giochi il suo nome compare. Mi sembra strano che un autore che comunque è così affezionato al franchise decida a un certo punto di dire no, togliete il mio nome da tutte gli episodi precedenti, capito? Posso capire magari l'ultimo che le poi anche perché il videogioco non è come un film che arriva il produttore che ti fa il final cut, lui che te lo rimonta, cioè non è impossibile perché è arrivato Konami che ha detto no, che abbia messo le mani così a fondo da stravolgere il progetto. È impossibile che sia successo negli ultimi, che in 3-4 mesi cambiano alle radici il videogioco, quindi ci sono, no sbaglio, ci sono problematiche sotto diverse da un problema di, come dire, di interferenza di direzione, secondo me. Vedremo. Allora, la terza stagione di The Walking Dead, per la felicità di Iodice, non uscirà nel 2015. Comunque Telltale è abbastanza carica di progetti, c'ha la sua IP nuova non ancora annunciata, sta lavorando a Game of Thrones, però comunque sicuramente ci sarà una terza stagione, e visto che uscirà nel 2016 non è detto che non l'annuncino a Gamescom o proprio alle E3 di Los Angeles. Qualche altra domandina, vediamo un po'. Luca contribuisce al discorso di Kojima e dice: non è tanto Kojima quanto l'atto di rimuovere la sua esistenza dalla storia. Un atto di aggressione, memoria, davvero, È un atto di aggressione, non altro. È abbastanza... Si è invasa la Polonia per molto meno. Condivisibile, abbastanza condivisibile il punto di vista. Purtroppo con questi grossi progetti il detentore dei diritti tristemente può fare quello che vuole, quindi... anche se non è corretto. Sto vedendo un filmato di Overwatch da poco rilasciato in cui viene presentato il nuovo personaggio di Mercy,
che è molto 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 figo. A me Overwatch continua tantissimo a interessare, probabilmente lo giocherò, quindi andatevelo a vedere. Lo sparatutto competitivo di Blizzard, quello nuovo, che uscirà non sappiamo quanto, è molto figo. Mercy, il personaggio di Mercy, andatevelo a vedere. Allora, c'è questo rumor, leggendo praticamente la testata inglese The Independent, parrebbe che Simon Pegg, abbia per errore rivelato che uno degli Stormtrooper viene interpretato da Daniel Craig. Non so quanto sia, ma sarà tipo un cameo, perché da tempo gira voce di questo cameo di Simon Pegg dentro Star Wars The Force Awakens. E intervistato sulla cosa, lui dice, intervistato dal Sun, lui dice: non ho fatto lo Stormtrooper, Daniel Craig, lui era uno Stormtrooper. Ora non si sa se stava trollando, stava prendendo un po' per il Gulu. Il Gulu? Che lingua è il Gulu? È la lingua Gulu, appunto. Però fa ridere. Quindi niente, c'è questo articolo di Independent, sull'Independent, che dice: Star Wars 7, Simon Pegg rivela che Daniel Craig sarà uno Stormtrooper in The Force Awakens. Quindi vedi, cioè, il mio nome è Vader, Darth Vader. Darth Vader, mamma mia, questa è brutta, eh. Eh sì. Il mio nome è Trooper, Stormtrooper sarebbe stato. Trooper. Ma anche sfigato, un po' silenziosi su Twitter oggi, ragazzi. Vediamo un po' che si dice. Oggi è venerdì per tutti, no? Mm-hmm. È venerdì per tutti. Vabbè, abbiamo pubblicato anche l'edizione della settimana di Fabio e Andrea. Fa di molto ridere, di molto ridere. Vediamo se c'è qualcosa di nuovo. Moschetto. Eventroia dice: certo, però che gli episodi Game of Thrones li stanno rilasciando troppo a rilento. È una settimana. A me sta piacendo il titolo del Tale. No, gli episodi chiaramente stiamo parlando del gioco. Davvero. Purtroppo è la cosa da che annunciarono gli episodi di Half-Life. Il problema dei giochi episodi, no? Che comunque non riescono a starci dietro come vorrebbero, nel senso, loro prima ti annunciano una cadenza mensile, ogni 2 mesi, ogni 3 mesi, quello che è, poi però per un motivo o per l'altro subentrano dei posticipi, e lo stesso Life is Strange, come puoi vedere, comunque non ce la fanno a star dietro alla serializzazione. Quindi come Half-Life, episodio 2, episodio 3? Sì, ma infatti è iniziato da lì, no? È iniziato tutto da lì. Fu il primo, no? Ti ricordi Half-Life episodio 3? Stiamo tutti aspettando. Poi, mamma mia. Galvanino dice: ma il vostro lavoro viene definito come giornalismo videoludico in sostanza, o c'è qualche termine particolare? Allora, diciamo che comunemente viene detto game journalism, quindi giornalismo videoludico. Poi all'interno del settore ci puoi trovare la definizione di recensore, che è quello che scrive recensioni, e l'attività più giornalistica è quella di newser, ma intervistatore, di cose così. O anche le stesse anteprime sono più giornalismo che non critica. Le recensioni invece sono più critica videoludica. Sì, ti direi che però se vai a cercare, se vuoi una definizione che sia proprio generale al massimo, anche all'estero, game journalism, quindi giornalismo. L'importante è non dire di essere giornalista alla dogana americana. L'importante è noi abbiamo questa cosa per cui quando dobbiamo andare all'E3, quando dobbiamo andare a un press tour, e c'è il controllo sicurezza, il security check, ti chiedono che sei venuto a fare, e tu devi sempre dire qualcosa. Per fatti miei, cioè sono venuto per vacanza. Però la cosa brutta, se dici che sei giornalista, stanzetta segreta, esatto, ti cominciano a fare perché ci vuole il visa e compagnia bella. Sì. Però non puoi sempre dire vacanza, perché se capita come a me l'anno scorso, che sono stato da gennaio, 2 anni fa, da gennaio a giugno 6 volte a Los Angeles, tutto per 3 giorni, sono a giugno, sono qui a Los Angeles per vacanza, ma sei stato in vacanza 5 volte, sempre per 3 giorni, che fai, narcotrafficante?
Adesso quello che io dico sempre è: sono qui, faccio il game tester. Invitato da qui c'è un evento, tipo questo era il per il prestore di Battlefront. Il tizio mi fa: perché sei venuto qua? Io ho fatto: c'è un evento di Star Wars lì ad Anaheim. E lui mi fa: ah, sei un fan di Star Wars? Che poi cominciava a farti queste domande che in realtà non gli frega un cazzo, cioè lo sai. Sì, dice, sì, ah, sei un fan di videogiochi? Qual è il tuo videogioco preferito? Giusto per vedere se stai dicendo la verità. Gas Panic, quello con le donnine, gli devi dire. Salvatore dice: giornalismo video ludico è bruttino, è meglio che il giornalismo. Io sono abbastanza d'accordo. Perché, però sei in Italia, generale, il giornalismo. Sì, sì, vabbè, chiaro, però a me in generale l'aggettivo video ludico non mi è mai piaciuto. Dai, ormai va, cioè, è stato assimilato, viene utilizzato. Il primo fu Bittanti, fu Matteo Bittanti che il filosofo. Cioè, il filosofo, il nickname era il filosofo, scriveva su, era un lettore della posta, giocava il mio computer, vabbè. Comunque lì su io mi ricordo cartaccia. Su videogiochi, è possibile? No. No, forse era Columnist su videogiochi. E comunque fu, credo, se non il primo, uno dei primi, ma credo assolutamente il primo a utilizzare l'aggettivo videoludico. A me non piace l'aggettivo, quello lì, perché è un po'... Però è comodo per evitare ripetizioni, Ah, sì. Quando scrivi. Beh, ragazzi, io vi saluto. Tu stai andando, quindi evocherei anche Jacopo. Questa molto. Sammon Jacopo, Sammon! Concisa. Sammoniamo Jacopo, come dicono quelli che giocano. Mia Obo risponde giusto a mia Obo, dice: quindi vi fanno accedere all'Associazione Nazionale dei Giornalisti. Ah, quindi all'ordine dei giornalisti. Poi c'è. Allora. La stragrande maggioranza delle persone che fanno questo lavoro non sono iscritte all'ordine, ci sono le eccezioni. Antonio è iscritto all'ordine. Ma no, è pubblicista. Sì, sempre pubblicista. Sì, non è giornalista, se non erro al 100%, è un pubblicista, c'è uno step sotto. No, ma non è una questione di step, è semplicemente, vabbè, io sull'ordine potremmo parlarne. Vabbè, l'ordine è meglio non parlarne. A me è una roba che fa abbastanza... Meglio non parlarne. Abbastanza discutibile come cosa, però il pubblicista ti permette fondamentalmente di fare anche altri lavori, mentre il professionista può fare solo quello, il pubblicista puoi fare anche altre cose. Molto rapidamente. E detto questo, noi ci salutiamo e vi auguro buon fine settimana, ci becchiamo lunedì, sperando che la prossima volta le dirette non saranno tristissime come la a pranzo con. No, questa, dicevo a pranzo con. Va bene, dai, alla grande, ciao.